Bene, questa sera vi presento le due ragazze che dal 27 al 30 saranno convocate con la nazionale Under 16. Dove? A Torino. A Torino? Paese? Cambiano? Cambiano. Per lei è ormai la terza convocazione? Sì. Mentre per il nostro palleggio di Giulio invece? Sì. Una piacevole sorpresa? Sì. Sei contenta? Sì. E cosa ti aspetto? Una bella esperienza. Mi divertirmi molto e vedere cosa c'è in giro. C'è in giro il mondo? No. Vedere le altre squadre e ragazze. Cioè, quali sono i talenti migliori dell'Italia? E tu invece ormai, vabbè, possiamo dire che è quasi una veterana lei. Adesso. Dai, dimmi, cosa ti aspetti? Allora, mi aspetto, vabbè, prima di tutto di rincontrare il ragazzo che ho conosciuto. Per me è sempre una bella esperienza, quindi spero che questo regalo di compleanno, Natale, prosegua. E mi aspetto comunque di confrontarmi se ho un miglioramento rispetto anche con le altre ragazze. E quindi ecco un modo anche per me per confrontarmi comunque con la diversa stagione che sto facendo io e le altre in realtà distribuite in Italia. Ok, bene. Oggi è 22, ma domani forse è il tuo compleanno? Sì. Auguri! Grazie. Quanti anni? 14. 14 anni. Diventi grande. Diventi saggia? Sì, dai. Va bene, dai, vediamo adesso di affrontare l'argomento partita. Un'ulteriore sconfitta 3-1, ok, contro comunque una formazione giovanile, una del 18, tendenzialmente come noi. Come è maturata secondo voi? Allora, secondo me la prima set siamo entrate in modo, diciamo, un po' rilassate. Cioè, allora, con un po' di, diciamo, un po' agitazione per quello che sarebbe stata la partita, quindi da affrontare una squadra giovane come noi, però non siamo entrate cariche come avremmo dovuto fare, ma siamo entrate più spente, diciamo, ci abbiamo messo un buon periodo di tempo per entrare in partita con la cattiveria che serviva, e abbiamo avuto secondo me nell'arco di questi 4 set degli alti bassi in cui magari ci usciva molto bene gli attacchi, le ricezioni, che però questa sera non sono entrate come le altre partite, e altri momenti in cui invece avevamo diversi break in ricezione. Sì, in ricezione abbiamo avuto un po' di problemi soprattutto nel primo set, secondo te che poi sei un settore attaccante per fare motivo? Secondo me non avevamo, come appunto, sempre un aspetto a livello caratteriale, quindi non eravamo così superiori di testa rispetto al battitore, quindi facevamo fare appunto alla ragazza che batteva quello che voleva invece di essere noi a comandarla. A pilotarla. Esatto. Ma la palestra era un po'... un qualche mancanza di riferimento? Sì, è una palestra molto ampia e dispersiva, e questo ci ha appunto tolto alcuni punti di riferimento che invece siamo abituati ad avere la nostra palestra, però comunque questa deve essere anche la nostra crescita personale, quindi riuscire a giocare anche in palestra che non sono la nostra, perché comunque tratteremo questi momenti per tutta la nostra carriera pallavolistica, e quindi è anche stato un modo per una specie di allenamento personale. Mentre di Giulio oggi non ti sei sentito bene e pertanto non hai potuto farti giocare perché hai avuto un giramento di testa nella fase del scaldamento. Tu dal di fuori cosa hai notato? Ho notato che al primo set siamo entrate piuttosto scariche. Abbiamo faticato ad entrare in partita e ci è servito un set per iniziare un po' a carburare. Al terzo set
al secondo set abbiamo sbagliato molte battute. Terzo set abbiamo sbagliato molte battute e questo non ci ha aiutato. Anche perché magari, come ha detto Elisa, passavamo da azioni incredibili a poi sbagliare le battute. E sono stati degli alti e dei bassi. I primi tempi non sono riusciti mai essere incisivi durante tutta la partita e la ricezione un po' è mancata. Beh, cosa dei primi tempi? Sì, in effetti, generalmente non sono una squadra che gioca palle molto, gioca molto anticipato, ma perché non sono entrati i primi tempi secondo voi per loro che sono state brave a muro o per noi che abbiamo qualche errore tecnico? Allora, secondo me c'era, oltre agli scorsi di eccezioni che non entravano particolarmente bene, anche comunque un aspetto che sono abituate ad attaccare centri, che hanno spesso in muro a uno, e quindi questo gli consente di attivare tutti i colpi che hanno. E poi per quanto riguarda più che altro il nostro aspetto, era stato il primo tocco che non entrava, e spesso era molto nella zona in cui solitamente è più comoda per il palleggiatore. Tu la dipende dal palleggiatore? Secondo me sicuramente il muro di là è stato molto, cioè erano brave a muro loro comunque, e poi i centri non riuscivano a trovarsi, magari anche perché si stavano un po' abituando ad attaccare di mano fuori mano, e quindi hanno fatto fatica a entrare in partita, cioè sia per il muro dall'altra parte sia perché è mancato un po' di ma ti risulta che siamo un po' in ritardo con sì, non si trovavano molto, cioè una volta arrivavano un po' in ritardo. Perché solitamente abbiamo un primo tempo anticipato, esatto. E invece questa sera anche lo stacco dei centrali era ritardato. Abbastanza ritardato. Esatto. Bene, allora vi faccio un bocca al lupo per l'esperienza con Nazionale, divertitevi e soprattutto fate valere, ok, le vostre abilità e le vostre capacità. Ciao. Ciao.